Ciao a tutti, oggi parleremo del conto corrente BBVA con remunerazione al 4% sul conto corrente. Ne stanno parlando tutti, anzi ne hanno già parlato praticamente tutti. Si tratta della remunerazione al 4% lordo, senza canoni o condizioni, eccetto una: più liquidità si ha sul conto, più si guadagna. L'incremento del saldo dipende quindi esclusivamente dalle entrate di ogni cliente di BBVA. Qua c'è il mio cane che starnuta. Il limite massimo di denaro è soggetto a remunerazione è 1 milione di euro e non è prevista alcuna giacenza minima obbligatoria. Sentito così, può sembrare davvero molto interessante e potrebbe anche esserlo. Quindi andiamo avanti e vediamo un po' tutto il resto di quello che ho trovato. Ho controllato attentamente anche molte recensioni, ora ne parleremo insieme e poi vi dirò anche come cercare di, organizzarvi voi ogni volta che dovete provare a aprire o scegliere un conto piuttosto che un altro. Allora, mi sono documentata per non dire ovviamente cavolate, come vi ho detto prima, e ovviamente non sono un consulente finanziario, quindi usate la vostra testa e non la mia e quella di nessuno. E oggi vedremo di capire se è davvero il migliore investimento nel breve periodo, guardando anche dal punto di vista della sicurezza. Sul loro sito lanciano un messaggio che non lascia troppa immaginazione, ovvero c'è scritto: apri adesso il conto corrente a 0,0 spese con 4% di remunerazione. Bastano poco più di 5 minuti per aprire il conto corrente online a 0 spese, senza costi di gestione e senza commissioni. Adesso con un 4% lordo di remunerazione sul saldo sul tuo conto fino al 31/1/2025, che aspetti? Provalo. Quindi loro ti stanno dicendo in sostanza che c'è questo conto corrente che si apre a zero spese con il 4% di remunerazione, bastano solo 5 minuti, non ci sono costi di gestione, non ci sono commissioni e appunto c'è il 4% lordo di remunerazione sul tuo saldo fino al 31, gennaio del 25 e quindi che aspetti? Provalo. Questo significa che se noi volessimo aprirlo possiamo versare ciò che ci pare e comunque in ogni caso a loro va bene comunque che tu metti un euro, che tu ne metta 100, è uguale. E già le persone qui iniziano a sognare perché quasi mai è così e penso che, come mi è stato detto di esprimere il mio pensiero da uno di voi, perché è rimasto particolarmente stupito. Ciao Luigi, è un mio iscritto che mi ha scritto sotto ad altri video di parlare di BBVA se io avessi sentito qualcosa o se io fossi a conoscenza di qualcosa, se lo avessi provato. Quindi mi sono documentata anch'io per vedere se ne vale la pena perché effettivamente visto così è molto interessante. Voglio dire, noi abbiamo dei soldi, vogliamo capire se conviene metterli qui oppure andare a cercare da altre parti perché appunto non sappiamo se conviene o no. Un conto corrente che ci remunera il 4% sembra vantaggioso, ma magari ci può essere un'altra tipologia di investimento che rende di più o uguale con meno rischi. Quindi dobbiamo capire se questo è il migliore investimento con la nostra liquidità. Prima di tutto teniamo a mente che stiamo parlando di un privato, ovvero una banca. Non è un ente statale, ma è un ente privato sul quale noi depositiamo i nostri soldi. È vero che, come spesso si sente dire, i creditori, se dovesse fallire questa banca, sarebbero i primi ad essere rimborsati e i creditori maggiormente rimborsabili subito sono i correntisti, quindi siamo noi che apriamo il conto. E che fino a 100.000 euro, che sono a codice fiscale, quindi a persona, quindi se voi avete un conto correntizzato anche fino a 200.000 euro, in teoria dovreste essere tutelati. Però, appunto, finché si tratta di una piccola banca, le altre banche, perché sono le altre banche che poi vi vengono a restituire il denaro perso, possono intervenire. Quando si tratta di una banca molto grande, non si sa poi come va a finire, perché altre banche potrebbero dire: aspetta un secondo. Quindi questo è da tenere in considerazione. BBVA è una banca, quindi è privato, non è statale. Non è un investimento statale e appunto c'è il rischio che la banca possa fallire. C'è questo rischio, ovviamente un minimo rischio, però c'è, quindi è una delle cose da tenere in considerazione. Poi,
Ovviamente il conto BBVA ha riscosso successo ovunque, nell'ultimo periodo appunto tutti ne parlano, soprattutto in Italia. Il motivo in realtà appunto è perché qualcuno ricerca un conto corrente semplice che non ha zero spese di gestione, che al giorno di oggi è un requisito quasi fondamentale. Conosco ancora conti che però le hanno, e ok, quindi non ha costi di gestione. Parliamo di un conto che ti dà la possibilità di fare bonifici istantanei gratuiti, quindi praticamente è uno dei pochi conti correnti, a meno che non so se è già passata la legge che tutti dovranno farli gratuiti, però fino a poco tempo fa, non so se ancora oggi è così o se è già passata la legge, perché adesso dovrebbero mettere che tutti i conti correnti hanno i bonifici istantanei gratuiti, però fino a poco tempo fa, fino all'altro giorno praticamente, era uno dei pochi, se non l'unico, che ti permetteva bonifici istantanei gratuiti, il che è ottima come cosa, perché spesso a me è capitato di dover fare un bonifico in fretta per una necessità personale e che appunto ho pagato anche bene questo bonifico. Poi ovviamente ti dice di avere un massimale sulla singola operazione di 1.000 euro, potendo anche farne più di uno al giorno. Un'altra cosa interessante, come detto prima, è che fornisce una remunerazione del 4% sul saldo del conto corrente, quindi non è un saldo vincolato, ma il saldo che diciamo è libero ed è quello proprio del tuo conto corrente, quello che noi usiamo per fare la spesa, per fare shopping, per pagare le bollette. Ok, quindi noi andiamo a fare transizioni tranquillamente con il nostro saldo, tenendo ben presente che ovviamente più noi spendiamo, più la nostra media mensile di saldo è inferiore, più il 4% che poi ci daranno sarà minimo, più lasciamo sul conto, più ovviamente il conto frutterà questo 4% a seconda di quanti soldi abbiamo messo. Quindi appunto noi possiamo spendere tranquillamente i soldi che abbiamo sul conto, quindi non sono soldi vincolati. E non è appunto un saldo bloccato. Alla fine di ogni mese, sul controvalore che noi abbiamo come media per quei 30 giorni sul conto corrente, verrà calcolato l'importo del 4%, che annetta circa diciamo 3%, perché è 4 lordo, come vi ho detto prima, e ci verrà accreditato ogni mese un piccolissimo guadagno sul conto. Quindi questo può essere una cosa da tenere in considerazione. Però ascoltate il video fino alla fine, perché appunto ci sono dei se e dei ma. E non da poco. Poi, appunto, c'è la possibilità di fare bonifici istantanei gratuiti. Poi vorrei mettere un attimo di attenzione. Ho letto molti forum e ho letto molte recensioni, soprattutto su Trustpilot, dove di solito gli utenti falsi sono facilmente scammabili, perché di solito gli utenti veritieri sono quelli che lasciano più recensioni a siti diversi, quelli che hanno lasciato una o due recensioni positive solo a quel diciamo sito, a quell'azienda, di solito non le prendo molto in considerazione. E insomma, ho riscontrato che ci sono diversi problemi, in quanto il conto corrente di molte persone viene bloccato senza un motivo, meglio, a detta loro, senza un motivo apparentemente valido. Anche se non so poi se sia vero o no, perché sicuramente appunto non conosco personalmente queste persone che hanno lasciato queste recensioni. Però sicuramente va considerata come cosa, quindi se volete aprirlo, chiedete prima esplicitamente, secondo me, quali sono le condizioni e i motivi di eventuali blocco, perché ma vi leggo due recensioni, ma sono quasi tutte così, quelle negative, per farvi rendere conto che cosa è successo, e tenendo anche conto che appunto adesso vi leggo le recensioni, però se voi avete intenzione di dire: io ok, ho già un altro conto corrente su cui ho già pagato le tasse, quindi cosa faccio? Il mio piccolo gruzzoletto lo sposto su BBVA perché mi dà 4%, quindi so che BBVA magari lo utilizzo solo come conto per accumulare i miei soldi già dichiarati, già tassati, puliti, netti, così mi fruttano il 4%, però se dopo loro vi bloccano il conto non è più divertente, quindi. E se non vi danno un motivo. Quindi, primo consiglio, chiedete esplicitamente quali sono le condizioni di blocco, di un eventuale blocco per il conto corrente. Dopodiché andiamo a vedere alcune recensioni. Ad esempio, ne ho trovata una che dice: purtroppo, con mio rammarico, anche io ho aperto questo conto, all'inizio tutto bene. Poi invece mi era stata bloccata la carta. Per fortuna, dopo vari solleciti, anche qua vari, quindi neanche uno, mi è stata sostituita. E già qui, dopo vari solleciti, ma il mio conto risulta comunque bloccato.
Motivo per cui io non posso utilizzare i miei risparmi, non posso effettuare bonifici, eccetera. L'assistenza clienti mi dice che per telefono che non riescono neanche loro a capire l'origine del problema e che ha mandato una comunicazione all'ufficio di competenza. Ma quanto ancora devo rimanere con il mio conto bloccato? Già è più di una settimana. A me servono i soldi, chiaro? Oppure mi sento anche derubato. Un'altra recensione dice che appunto si sente derubato perché ha aperto un conto corrente con BBVA e all'inizio tutto bene, cioè 20 giorni, poi all'improvviso mi bloccano il conto senza nessun avviso. Il giorno dopo mi dicono che il documento che ho usato in fase di iscrizione era troppo usurato e quindi anche se comunque il conto me l'avevano già aperto, ma lasciamo stare. Poi io mi rifaccio il documento. Lo rimando e da 20 giorni che gli ho rimandato il documento nuovo non mi hanno ancora sbloccato niente, tenendo in ostaggio i miei soldi. Comunque è un mese e mezzo che non posso usare i miei soldi e non si vede la fine di questa storia. Gli operatori non sanno dirti nulla e con la banca non si può parlare. È una truffa legalizzata. Non aprite e non date i soldi a BBVA se non volete perdere tempo e denaro. E questo è ovviamente, sono recensioni esterne, non sono mie recensioni, non sono miei pensieri, però sono recensioni che comunque quando in generale dovete aprire un conto o dovete attenervi a qualsiasi servizio volete scegliere, mi raccomando andate su Trustpilot, io uso Trustpilot e controllate le recensioni perché se ce ne sono una o due così, vabbè, se le recensioni sono al 99% così, facciamoci delle domande, nel senso che ovviamente deduco che queste persone siano corse ad aprire con BBVA proprio per il 4%, quindi spostando tutti i loro risparmi già puliti, già tassati su BBVA. Però BBVA poi a un certo punto gli ha bloccato il conto e quindi non solo non hanno potuto più utilizzare questi risparmi che non dovevano nemmeno essere vincolati, tra l'altro, ma hanno appunto un disagio sicuramente che è tanto. E poi non hanno spiegato se una volta poi sbloccato il conto il 4% lo hanno comunque dato sui soldi che erano rimasti bloccati o non hanno neanche ricevuto questo. Questo non l'hanno specificato. Quindi vedete un po' voi. Poi c'è anche il cashback, ho letto anche che c'è l'assistenza e che non ci sono bot, però non è velocissima a rispondere e anche qui valutate voi se conviene o meno e controllate sempre in tempo reale le recensioni, come vi ho detto prima su Trustpilot, perché anche qui c'è un'assistenza che non è un bot, benissimo, è già un punto a loro favore, però se poi non è veloce e mi blocchi il conto corrente e io ho bisogno di pagarmi le bollette, magari è il mio unico conto corrente, è un po' un disagio, quindi valutate anche bene questa cosa. C'è poi la funzione del cambio conto corrente ed è una, diciamo, facile funzione perché ti permette di chiudere qualsiasi altro conto corrente bancario tramite BBVA. Quindi se tu hai un conto corrente presso terzi, puoi chiudere tramite BBVA il conto corrente. In pochi passi, ci vogliono circa 5 minuti, ti evita tantissima burocrazia. Fanno tutto loro, spostano anche il denaro degli altri conti su questo conto. Sai delle bollette preimpostate che vengono pagate in automatico, vengono spostate su quel conto, però appunto valutate bene anche i punti precedenti. Hanno dato anche la possibilità di investire in fondi e anche c'è cioè, l'assicurazione, però da quanto ho capito i fondi hanno un costo molto alto, quindi anche qui valutate voi. La sicurezza non è il massimo, da quanto ho capito, perché sempre su Trustpilot molti utenti si stanno lamentando perché la password che si può mettere è davvero super banale e sgamabile da chiunque, perché è solo di 6 caratteri, non ci sono caratteri speciali, quindi anche qui è un problema. È vero che ti arriva l'SMS sul telefonino, è sempre vero che ormai questa tipologia di sicurezza non la usa più nessuno, perché un solo SMS sul telefonino non è abbastanza per proteggere un intero conto di risparmi, a maggior ragione con il 4% sopra. Quindi si presume che chi lo usa magari vuole dei risparmi consistenti, quindi anche qui valutate voi. Io infatti sto valutando molto bene se aprirlo o meno, perché ovviamente la percentuale mi fa molta gola, la percentuale del 4% fa gola a tutti, ma voglio valutare bene perché appunto mi spaventano gli altri punti, quindi valuterò ancora in questi mesi, controllerò molto bene altre recensioni su Trustpilot per vedere se effettivamente, come posso dire, qualcosa è migliorato sia per la sicurezza che per il blocco conto che per l'assistenza o se rimane così, ovviamente no. Ho un anno di tempo perché è fino al 2025, quindi valuterò molto bene il da farsi. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha questo conto, come si trova, se è successo anche a voi qualcosa del genere.
Vi farò sapere nei prossimi video sicuramente cosa ho deciso di fare. Intanto, appunto, fatemi sapere qui sotto se voi l'avete, come vi trovate, la vostra esperienza sincera. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!